Guerrieri scendono in battaglia con gli alleati. Scegli la tua divinità e gioca ora gratis su Grepolis.tv. Ora anche come app. Le magnifiche 8 si giocano in 4 giorni a Pescara il primo trofeo del 2014. Buongiorno da Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi. Benvenuti al Pala Giovanni Paolo II di Pescara per le Final 8 di Coppa Italia 2014. Ad inaugurare la manifestazione ci sono Luparense e Rieti. Luparense detentrice del trofeo conquistato lo scorso anno proprio in questo palazzetto. Real Rieti, che l'anno scorso non ha disputato le Final 8, ma quest'anno è allenata dal tecnico che giocò e perse la finale con la Luparense, Alessio Musti, allora alla guida della Coggianco. Le due squadre si sono affrontate poco più di 11 giorni fa in campionato. Vinse la Luparense per 3-1, ma ora è tutta un'altra storia, Massimo. Sicuramente sì, perché chiaramente questa è una partita dentro e fuori, c'è l'orario che potrebbe essere fondamentale in questa gara, perché le due squadre non sono abituate a giocare alle 11 di mattina. E poi soprattutto c'è anche la voglia di rivalsa da parte del Rieti, che ha perduto una brutta partita in casa della Luparense pochi giorni fa, e che chiaramente è una squadra che poi si è ripresa, ha battuto il Napoli in casa e adesso è in un trend positivo e potrebbe tentare di fare il colpaccio e di eliminare proprio i campioni in carica. Rieti che comunque vinse la gara d'andata di campionato contro la Luparense il 27 ottobre, quarta giornata, 6-5 al Pala Malfatti per la formazione allora allenata da Antonio Ricci. Oggi i quattro quarti di queste Final 8, la gara inaugurale appunto tra Luparense e Rieti, che inizierà tra pochissimo, poi alle 15.30 a Stilazio, gara che seguiremo anche quella in diretta su Rai Sport 1 a partire appunto dalle 15.30, poi alle 18 Martina Napoli su Rai Sport 2 e Acqua e Sapone Caos alle 20.30, è l'ultimo quarto, l'ultima gara della giornata, che trasmetteremo in diretta su Rai Sport 2. Domani giornata di riposo, sabato le semifinali. La vincente di Luparense Rieti affronterà la vincente di Asti Lazio. Lo stiamo vedendo anche in grafica il tabellone, con fischio d'inizio sabato alle 18 e diretta su Rai Sport 2. E poi sabato alle 20.30 la vincente di Martina Napoli contro la vincente di Acqua e Sapone Caos. Gara alle 20.30 in diretta su Rai Sport 2. Domenica la finale alle 19.30 sempre in diretta su Rai Sport 2. Seguiremo dunque tutto l'evento minuto per minuto, Massimo. Lo scorso anno ci siamo divertiti, è stata una Final 8 esaltante, e quest'anno abbiamo seguito domenica l'ultimo atto delle Final 8 di Serie A2, una splendida partita dal punto di vista soprattutto agonistico, è stata una splendida manifestazione e dunque un ottimo viatico anche per quella che sta per iniziare tra pochi minuti. Tra l'altro abbiamo visto due grandi sorprese in finale, questo potrebbe succedere anche in questa manifestazione, perché la classifica è talmente corta, tolta l'Asti che si è staccata nettamente dalle altre, che ricordiamo viene da 41 risultati utili positivi in campionato. Le altre mi sembrano tutte molto vicine, partite difficili, e poi segnaliamo uno splendido pubblico, è strapieno il palazzetto alle 11 di mattina, c'è un entusiasmo coinvolgente, credo che assisteremo a quattro grandissime partite. Noi salutiamo in regia Marco Spoletini e Guido Terranera per il coordinamento del palinsesto. Squadra in campo agli ordini del direttore di gara, che è Andrea Sabatini della sezione di Bologna. Il secondo arbitro è Leonardo Balli di Prato. Terzo arbitro Filippo Ragalà di Bologna. Il cronometrista è Fabrizio Burattoni della sezione arbitrale di Lugo di Romagna.
Andiamo a vedere i quintetti scelti dai due tecnici, anche con l'aiuto della grafica, iniziando dalla squadra seconda nominata, cioè il Real Rieti, per questa gara inaugurale. Real Rieti che schiera il campione d'Europa Miarelli in porta, poi Davi in difesa, Rescia e Crema laterali, e l'ex, il grande ex Rogerio, pivot terminale offensivo Rogerio, che l'anno scorso vinse proprio la Coppa Italia con la Luparense. Questa invece è la squadra allenata da Fulvio Colini, il quintetto scelto dal tecnico e detentore del trofeo Putano, un altro degli eroi di Anversa. In porta Bertoni e Merlim laterali, Caputo in difesa e Canal in attacco. Scelte difficili da parte di Muzzi, che lascia fuori un giocatore esperto come Alvaro e un giocatore giovane come Fantesele, mentre Colini lascia in tribuna Valtigno, e comunque schierano le migliori squadre possibili. Chiaramente è una manifestazione a cui tengono tutti quanti. Intanto abbiamo visto inquadrato dal nostro Marco Spoletini l'allenatore campione d'Europa Roberto Menichelli. Eh sì, accanto al vicepresidente Alfredo Zaccardi. È tutto pronto o quasi per l'avvio di queste Final Eight. Squadre in campo. Luparense che in questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi con una maglia arancione, mentre il Real Rieti risponde con una maglia celeste, con i pantaloncini celesti e calzettoni amaranto. Da segnalare che c'è Colini sulla panchina Luparense, e di là ci stanno Marzio Forte e Rogerio, che sono diventati campioni d'Europa con la Luparense, proprio con Colini allenatore, per cui una sfida nella sfida, due giocatori che hanno fatto le fortune di Colini. E dunque calcio d'avvio che verrà battuto dalla Luparense, che come detto in questo primo tempo attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi. È iniziata la gara, Bertoni per Canal, affrontato da Rescia, il pallone per Merlim che supera la linea mediana del campo, va da Bertoni, Bertoni si accentra, la prima conclusione, la risposta di Miarelli, ancora Caputo, alimenta l'azione offensiva della Luparense, Canal per Merlim che gira subito a sinistra per Bertoni, ancora Canal e Caputo affrontato da Rogerio, torna da Bertoni. Ritmo altissimo in questo primo minuto di gioco, Merlim riceve da Caputo, Merlim punta Crema, il pallone per Canale, la conclusione che colpisce il suo compagno di squadra Bertoni, palla in fallo laterale, rimessa per il Real Rieti. Cominciato subito a 100 all'ora la Luparense, Real Rieti che invece ha scelto di difendersi basso perlomeno per questa prima parte di gara. La conclusione di Caputo che va a colpire Rescia, poi Miarelli. E la palla rinviata da Crema trova la deviazione in fallo laterale da parte di Canal, Luparense che ha vinto tre volte questo trofeo, e Rieti invece non ha mai alzato la Coppa Italia. Messa laterale in favore della Luparense con Rogerio che scambia con Davi, il pallone per Rescia, all'indietro ancora per l'ex pescarese Davi, palla lunga per Crema. Crema prova a girarsi, Merlim lo tiene lì, ancora Crema, ricomincia da Davi, dal centro di centrocampo, Davi per Rogerio, Rogerio prova a far salire la squadra, affrontato da Caputo con il tacco per Davi, palla troppo lunga che termina sul fondo, ci sarà rimessa per Putano. La chiave del match è qui, in questo confronto tra Caputo e Rogerio. Se Rogerio riuscirà a prevalere, probabilmente Rieti avrà molte più chance di portare a casa il risultato, perché l'azione offensiva dei reatini dipende praticamente sempre e solo da Rogerio. Bertoni, il pallone per Caputo, ancora Bertoni, palla per Canal, Canal punta a Rescia, la conclusione murata in scivolata da Rescia in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la squadra allenata da Fulvio Colini, la batterà Merlim. Luparense che ha giocato a Pescara nell'ultimo turno sabato scorso a Monte Silvano, per l'esattezza al Pala Roma, è stata sconfitta dall'Acqua e Sapone in rimonta.
successo per 4-3 dell'Acque Sapone di Massimiliano Bellarte. Sì, Luparense che però ha disputato una grandissima prestazione anche nella partita precedente con Rieti, aveva giocato molto bene, è una squadra che praticamente ha cambiato moltissimo a dicembre, adesso si sta adeguando al gioco del suo allenatore e quando lo farà totalmente sarà forse una delle favoritissime per tutte le manifestazioni. Merlim ha ricevuto da Canal, ancora Merlim, palla per Canal, Canal da Bertoni, la conclusione di Bertoni, trova la deviazione di Rogerio, ci sarà rimessa laterale nei pressi dell'angolo in favore della Luparense al terzo minuto di gioco del primo tempo. Merlim, Bertoni per Canal, largo a destra c'è Caputo, Canal preferisce Bertoni, ora da Caputo affrontato da Rescia, ancora Bertoni dal cerchio di centrocampo per Merlim, dall'altra parte per Caputo, si fa vedere a sinistra Canal, lo ha visto Merlim, gli lascia il pallone Caputo, Bertoni, ancora il pallone per Merlim, ora Caputo in mezzo a due avversari è costretto a liberarsi del pallone, lo fa mettendo in fallo laterale, non riesce a tenere in campo la sfera Merlim, rimessa per la squadra di Alessio Musti con Crema che serve Rescia. Ha scelto di lasciare il pallino del gioco alla Luparense, Alessio Musti si vuole difendere e poi cercare ripartenze per trovare spazi, vediamo se questo tipo di tattica pagherà. Intanto la Luparense ha cominciato a ritmo infernale, sta attaccando anche se trova pochi spazi perché Rieti è molto raccolto in fase difensiva. Merlim per Nora, ancora Merlim, si fa vedere Canal, Merlim, pallone per Bertoni, Bertoni punta da B, Bertoni dall'altra parte per Nora, ancora Nora, Merlim affrontato da Crema che lo mette giù, non c'è fallo, Rogerio può andare uno contro uno con Nora, Rogerio, Crema, la conclusione, il gol, il vantaggio del Real Rieti al quarto minuto con Crema. È quello che ha cercato Musti, una palla persa, ripartenza rapida, veloce, con decisione, bellissimo lo scarico da parte di Rogerio, palla rubata, qui non c'è fallo, scivola Merlin, Rogerio bravissimo, punta il centrale difensivo che è Nora e poi scarica su Crema che spara in rete, sul primo palo, battuto Putano e adesso può cambiare la partita, dal punto di vista tattico il Rieti diventa anche più favorito. 3 minuti e 33 sul cronometro al momento della puntata di sinistro di Crema che ha infilato Putano, dunque Real Rieti in vantaggio. Vediamo la reazione della Luparense, Nora per Canal, palla per Merlim, ancora Nora, Merlim, Onorio, il capitano della Luparense, torna da Merlim, l'apertura sbagliata per Nora, rimessa in favore della squadra allenata da Alessio Musti, è una bolgia il pala Giovanni Paolo II di Pescara, ci sono i ragazzi delle scuole di Pescara e tantissimi tifosi, stadio gremitissimo, palazzetto gremitissimo per questa sfida inaugurale delle Final Eight, rimessa laterale in favore della Luparense, Canal per Onorio, Onorio punta Rescia, Onorio vuole il sinistro, Davi lo mura in fallo laterale. Bene qui l'aiuto, l'aiuto difensivo è sempre fondamentale, soprattutto nelle squadre di Musti c'è sempre la parallela che è raddoppiata da un giocatore. Attenzione Canal, conclusione al volo. Palla alle stelle, rimessa per Miarelli, il colpo di testa di Canal che anticipa Silveira, mette il pallone in fallo laterale. Differenza sostanziale rispetto a 15 giorni fa che la Rieti si difendeva ma non contrattaccava, invece adesso è deciso a giocare una partita, attenzione clamoroso. Merlim ha ricevuto da Canal, l'occasione per il 2-0 per la squadra di Musti, Merlim all'indietro per Onorio, palla per Nora, Canal, Merlim vuole la conclusione, ribattuta da Silveira, Marzio Forte anticipato da Merlim che ricomincia da Putano, Merlim, Canal, ancora Merlim, Onorio, Nora, Canal scambia con Nora che ha già visto dall'altra parte Merlim, il pallone per lui sulla parallela per Canal, affrontato da Rescia, riesce a girarsi, Canal, Canal vuole il destro, la conclusione deviata, c'è calcio d'angolo, vuole affrettare i tempi, Onorio va subito alla battuta del corner, dentro ancora un calcio d'angolo, la deviazione del capitano del Real Rieti, Marzio Forte, stavolta andrà Nora alla battuta dell'angolo. Grandissima azione questa della Luparense, è stato un miracolo di Rescia in fase difensiva, attenzione ancora Merlim, Rescia
veramente molto attento sulla ribattuta, perché Canal si era liberato benissimo. Marzio Forte ricevuto da Silveira, ancora il pallone per l'ex giocatore dell'Acqua e Sapone, il pallone per Miarelli, il rinvio a cercare Silveira, palla direttamente in fallo laterale. Intanto qui Marco Spolettini ci fa rivedere l'occasione per il 2-0, bravissimo a chiudere le gambe Putano sul sinistro di Rogerio. Gli sviluppi della rimessa laterale in zona d'attacco, si fa sentire ancora il pubblico del Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Nora, il pallone per Taborda, appena entrato, lascia con la suola Canale, ancora per Nora dal cerchio di centrocampo, si appoggia su Onorio che torna da Canale, è partito Nora, il pallone per Taborda, Taborda, Canale, Nora affrontato da Marzio Forte che commette fallo, forse si continua a giocare, il pallone per Onorio, all'indietro ancora per Taborda, non trova sbocchi la squadra di Colini, Silveira mette in fallo laterale, batterà Onorio al sesto minuto del primo tempo. Attentissimo in fase difensiva, Rieti non riesce a trovare spazi con questo giro palla, la Luparense, abbiamo visto la scelta di Colini, quando esce Rogerio esce anche Caputo che respira perché è il marcatore specifico per il pivot brasiliano. La conclusione di Canal messa in fallo laterale da Rescia, ci sarà rimessa per Nora, è entrato in campo anche l'altro ex della Luparense, Marigno che ora va a affrontare Onorio, il pallone ancora per Nora, dentro per Canal che è riuscito per un attimo a liberarsi di Marzio Forte ma si è allungato troppo, il pallone con lo stop orientato, ora Davi per Marzio Forte, il pallone per Silveira, è partito proprio Marigno a destra, Davi costretto a rifugiarsi da Marzio Forte che apre per Marigno di prima con il sinistro, apertura completamente sbagliata per Silveira, rimessa laterale in favore della Luparense al settimo minuto del primo tempo, non ci sono state ancora conclusioni pericolose della squadra detentrice del trofeo che sta faticando in questo avvio di gara, anche freddata dal gol in avvio da parte di Crema. Sì, perché abbiamo visto proprio questo lancio che però è un buon lancio se mettiamo la situazione tattica, perché loro non vogliono perdere palla, è fondamentale per Rieti non farsi trovare con poco equilibrio difensivo. L'errore che ha fatto la Luparense è quella di perdere il pallone, è stata punita immediatamente. Taborda per Nora, l'apertura per Bertoni, Bertoni vuole il destro, rientra sul sinistro, va da Taborda, Taborda affrontato da Silveira, ancora Bertoni, lo scambio con Nora, Taborda accanto a sé a Onorio, Onorio le finte su Silveira, poi prova ad andarsene, Davi lo tiene lì, protegge l'uscita del pallone senza commettere fallo, la rimessa laterale per il Real Rieti, Silveira ricevuto da Marigno, è partito Crema, Silveira l'ha visto ma non si fida del lancio, affrontato da Nora, rischia di commettere una sciocchezza Silveira, alla fine la rimessa laterale è per la Luparense guadagnata dal pressing di Nora, andrà Bertoni alla battuta nei pressi dell'angolo, si fa vedere Onorio, il pallone per Nora, la conclusione sporca con il sinistro, palla al lato di poco alla sinistra della porta difesa da Miarelli. La situazione precedente con Silveira, lì la colpa è anche dei compagni che si sono smarcati, però lui non deve mai portare il pallone dalla zona laterale verso il centro della porta. Qui ottimo aggancio da parte di Crema che poi sbaglia il secondo controllo dopo aver fatto la cosa più difficile. La rimessa laterale è per la Luparense, la batterà Nora. Vediamo che alterna Rieti, quando viene superata la prima linea si ritira indietro nella propria metà campo a difendere, invece in questa occasione vediamo come pressa molto alto. Nora, il pallone lungo linea per Taborda, palla intercettata comodamente da Crema, l'autore del gol che sta decidendo questa sfida, la sua conclusione viene messa in calcio d'angolo da Nora. Ora c'è un altro piccolo break delle Rieti dopo il forcing della Luparense alla ricerca del pareggio, andrà Silveira alla battuta del corner, inquadrati i due tecnici e di spalle Alessio Mussi, l'abbiamo visto di profilo invece Fulvio Colini, la conclusione di Crema deviata in fallo laterale, andrà Silveira alla battuta della rimessa all'ottavo minuto del primo tempo, Rieti sempre in vantaggio per 1-0, Silveira accanto a sé a Davi che vuole lasciare ancora il pallone a Silveira, con la suola Marigno per Crema, l'apertura intercettata da Nora, Bertoni per Onorio che va a terra, arriva il primo fischio da parte di Andrea Sabatini, il primo fallo l'ha commesso Crema, dunque calcio di punizione già battuto dalla Luparense. Due squadre molto molto attente sia in fase difensiva, qui fallo nettissimo da parte di Davi, due falli in pochi secondi da parte del Rieti, questo potrebbe essere un fattore determinante, la Luparense ci sta provando,
gira palla molto velocemente, però Rieti è tanto, molto molto attento, soprattutto i giocatori in fase difensiva sono molto vicini e riescono a coprire gli errori. Bertoni alla battuta del calcio di punizione dentro, conclusione deviata dall'unico uomo in barriera che era Crema. Ci sarà calcio d'angolo per la squadra di Fulvio Collini, lo vuole battere il capitano Onorio, dentro c'è Bertoni, fuori dall'area Ercolessi e Taborda, andrà come detto Onorio alla battuta, si allontana Bertoni, il pallone per Taborda, la conclusione sporcata da Marigno, ribattuta da Davi, poi Ercolessi, punta Davi costretto ad arretrare, Onorio dall'altra parte per Bertoni, affrontato da Rogerio, Bertoni, la conclusione deviata da Rogerio, fa muro la squadra di Alessio Musti che non vuole concedere nulla alla Luparense. E non sta concedendo nulla dal punto di vista offensivo, finora la Luparense ha fatto pochissimo nonostante la gran mole di lavoro. Onorio punta Davi, Onorio dall'altra parte per Ercolessi, Ercolessi va da Taborda, ancora Ercolessi, Bertoni, Taborda, c'è Onorio a destra che può ricevere, vuole puntare Davi, ancora Onorio, Bertoni, Taborda, Onorio, visto il rimorchio di Ercolessi, il pallone è per lui, poi Taborda dall'altra parte per Bertoni, c'è spazio per la conclusione, Miarelli non si fida della presa, poi allontana, palla recuperata da Putano, Taborda, Bertoni, Ercolessi, Onorio, ancora Ercolessi, Bertoni viene incontro Onorio nel cerchio di centrocampo, gioca di sponda con Bertoni, Taborda per Onorio che non trova il pallone, Davi voleva tenerlo in campo per affrettare la ripartenza del Real Rieti, poi si accontenta della rimessa laterale, Marigno per Crema, ancora Davi affrontato da Onorio, Davi per Rescia, Rogerio, Davi autore di una doppietta nell'ultima di campionato, il successo del Real Rieti in casa, pallone per Taborda, ancora la palla giocata per Bertoni, l'intervento da parte di Crema, ovviamente il successo di Rieti su Napoli, minuti anche per De Luca che entra, anche lui campione d'Europa con l'Italia ad Anversa. Taborda ricevuto da Ercolessi, lo scambio tra i due, poi Canal dentro per Ercolessi, grande azione della Luparense, grande risposta in uscita di Miarelli, palla gol colossale per la squadra di Collini, l'ha fallita Ercolessi ma aveva fatto tutto bene, qui dall'altra parte Rescia affrontato da Putano e Rogerio si divora il 2-0, si dispera l'ex di turno a porta vuota, calciato con il sinistro sul fondo e non è riuscito a far prendere il giro, qui era una palla fantastica, qui Crema, bella palla, sfrutta ancora la situazione, va in percussione Rescia e poi sulla ribattuta, attenzione ancora Crema, Crema, la conclusione deviata da Canal in calcio d'angolo, rimessa per la squadra di Rieti, splendida partita in questa prima metà del primo tempo, in un amen c'è stata l'occasione per l'1-1 con Ercolessi, la grandissima risposta di Miarelli e poi dall'altra parte Rogerio a porta vuota mandato sul fondo dalla lunga distanza, però non era facilissima la conclusione, certo per uno come Rogerio non era neanche una soluzione insomma impossibile, non ha preso il giro, mentre nella precedente occasione è stato bravissimo Ercolessi nel taglio ma altrettanto bravo Miarelli a chiudere lo spazio per quella situazione favorevole per la Luparense. Canal per Caputo, viene incontro Taborda, Canal lascia molto bene per Ercolessi, ancora Canal, la puntata Miarelli e poi Silveira spazza in fallo laterale senza badare troppo alla forma, rimessa in zona d'attacco per la Luparense che ora ci crede, sta prendendo campo, deve stare attenta alle ripartenze del Rieti, ma insomma ha avuto una clamorosa occasione, ora sta cercando di sviluppare il gioco, di aprire il bunker di Rieti, ci è riuscito in un paio di occasioni, ora Merlim con il tunnel anche su Silveira ma si porta il pallone oltre la linea di fondo, rimessa per Miarelli. Il problema è che questo raddoppio sistematico che c'è sulla parallela evita gli uno contro uno di Merlin che sono letali per le squadre avversarie, e sta giocando molto bene e molto intelligentemente Rieti dal punto di vista tattico.
qui De Luca controlla con la testa, ma Ercolesi spazza, si ricomincia da Silveira che scambia con Rescia, poi Rogerio si è scontrato con Rescia, ancora Rogerio, è partito De Luca, Rogerio gli dice di fermarsi, De Luca rientra saltando Ercolesi, poi si allunga il pallone, favorisce il rinvio di Canale, palla recuperata da Rogerio, poi Rescia con la suola per Silveira, rimessa laterale per la Luparense al 12° minuto del primo tempo, sempre 1-0 per il Real Rieti. Decide la rete realizzata dopo 3 minuti e 33 secondi da Crema, il pallone giocato da Caputo per Ercolesi, dall'altra parte per Merlim, Merlim vuole puntare Silveira, poi lascia con la suola Ercolesi, il sinistro di Ercolesi era lì ad attenderlo e a murarlo Rogerio, rimessa in zona d'attacco per la squadra veneta, la batte Merlim, il tocco per Ercolesi, ancora Merlim, Canal, Canale per Merlim, affrontato da Silveira, vuole accentrarsi Merlim, poi lascia ancora Canale, di prima per Ercolesi, Caputo, Caputo all'indietro per Canale, Merlim, salta netto De Luca, la conclusione di Merlim, alta sopra la traversa, rimessa dal fondo per Miarelli, c'è il time out chiesto da Alessio Musti perché ha visto la sua squadra un po' in sofferenza negli ultimi minuti. Sentiamo il time out. Tre cose: non c'è cambio sulla palla, non si fanno cambi sulla palla, stiamo prendendo troppa distanza dal pallone, un po' troppa paura, o perché siamo stanchi o perché abbiamo timore. Da Merlim, da Onorio, da giocatori che fanno contro uno, se gli date distanza scelgono la giocata, teneteli la distanza di sicurezza, sono 18-20 metri, troppo bassi, subiamo troppo, risputateli fuori e il cambio gioco cerca di romperlo. Se sta nella sua metà campo no, ma sta due volte, una con Rogerio e una con te, stavano dentro la metà campo nostra, però puoi rompere il cambio gioco se la palla è pressata, se la palla non è pressata no, e dentro di noi la palla non deve entrare, mantenete la pressione. Altra cosa, la terza cosa, giocate bene un calcio d'angolo, è quasi entrato con Rosso, giustamente ha fatto un time out fantastico, a mio avviso Musti ha scelto di parlare di cose fondamentali, la pressione sul portatore permette di rompere i passaggi e il possesso palla degli avversari, è fondamentale, squadra più stretta e soprattutto palle inattive che possono essere fondamentali in questa partita. Comunque volevo sottolineare, stanno giocando a un ritmo infernale, denota una grande condizione atletica delle due squadre. Luparense che guadagna un altro fallo, l'ha commesso De Luca su Caputo, ci sarà anche cartellino giallo per De Luca, il primo ammonito del match, De Luca che come prevede il regolamento della manifestazione va automaticamente in diffida, dunque terzo fallo commesso dal Real Rieti quando mancano 7 minuti e 58 secondi al termine del primo tempo, calcio di punizione battuto da Onorio. Questa ammonizione perché la palla era lontana, giustamente qui c'è stato uno scontro e l'arbitro ha punito De Luca perché a palla lontana non si può commettere un fallo del genere. Merlim per Canale, pallone per Caputo, dentro per Onorio, ma il pallone va in fallo laterale, De Luca per Silveira. Ancora De Luca con la suola per Rogerio, il lancio a tagliare il campo a cercare Rescia, il colpo di testa in anticipo da parte di Onorio, Merlim ricomincia da Putano che apre di prima per Onorio, Onorio cambia gioco, va da Canale che si perde per un attimo il pallone, poi lo recupera con un ottimo riflesso, poi Onorio, l'apertura per Caputo, il tocco per Merlim, Merlim vuole puntare Rescia, se ne va sulla sinistra, l'intervento in scivolata, c'è il fallo da parte di De Luca, troppo irruento, ho preso il pallone, si discolpa il campione d'Europa, ma insomma l'entrata è stata dura, forse non c'era il fallo però. Ma a mio avviso no, perché ha preso il pallone, però qui l'errore era la distanza, troppa distanza, quello che diceva Musti, lì l'aiuto deve essere più vicino perché altrimenti perdi il tempo per l'intervento, l'abbiamo proprio visto benissimo in questa occasione, lui è dovuto entrare in scivolata perché aveva perso il tempo e la distanza non era giusta. Merlim alla battuta del calcio di punizione, un altro dei campioni d'Europa così come Ercolesi, dall'altra parte abbiamo detto di Miarelli e De Luca, parte Merlim, la conclusione, pallone che sembra aver colpito il primo palo, attendiamo il replay per
esprimerci di nuovo. No, la conclusione è murata dalla barriera, da Rogerio in barriera. La deviazione era stata talmente netta che sembrava avesse colpito il legno il tiro. Canal per Merlim, Onorio per Merlim, Nora, ovviamente c'è anche Onorio tra gli eroi di Anversa oggi in campo. Canal, Onorio dentro ancora per Canal, Onorio lotta, perde però il duello con Marzio Forte. Rescia, Silveira punta Nora, poi ricomincia da Rescia, il pallone per Rogerio, Marzio Forte, Silveira, è partito Rogerio, Silveira non si fida del lancio, Rescia, tocca per Rogerio, scivola Merlim, Rogerio, Rescia va a terra, c'è fallo, c'è il fallo di Onorio, il primo fallo della Luparense, un cartellino giallo un po' severo per il capitano della squadra allenata da Fulvio Colini. Se qui c'è fallo, anche se ad onor del vero Rescia si è lasciato un po' andare, cartellino un po' pesante, però l'arbitro vuol tenere sotto controllo la gara, però sono cartellini, come specificavi tu, molto pesanti anche in prospettiva futura, e questa punizione con un calciatore come Rogerio, ma soprattutto con Davia all'opposto che riesce sempre a mettere la palla dove vuole, è pericolosissimo. Attenzione al blocco di Rescia. E la doppietta realizzata a Napoli proprio dalla distanza, il primo gol sugli sviluppi del calcio di punizione, e qui la conclusione di Rogerio sul secondo palo a trovare la deviazione che non arriva da parte di Marzio Forte, che non aggredisce bene il secondo palo, e dunque il pallone che sfuma sul fondo. Ora la Luparense alla ricerca del pareggio quando mancano poco più di 6 minuti al termine del primo tempo. Merlim nell'angolo ha visto Canale, lo stop orientato di Canale in spaccata, Miarelli, forse la palla sarebbe uscita, avrebbe colpito il palo esterno, non si è fidato e Miarelli ci ha messo il piede, ma non c'è stata la deviazione del portiere di Rieti, perché si ricomincia con la rimessa laterale, il colpo di testa, con la rimessa dal fondo, scusate, il colpo di testa di Canal. Onorio si gira in un fazzoletto messo giù da Marzio Forte, il quinto fallo, qui una sciocchezza del capitano del Real Rieti, quinto fallo della squadra di Musti. Ora quello dei falli può diventare un fattore importante, perché mancano quasi 6 minuti al termine del primo tempo, 5:49 per l'esattezza, 5 minuti e 49 che il Real Rieti dovrà giocare con la spada di Damocle dei 5 falli commessi. Ora Nora scambia con Merlim, Canal, ancora Merlim, Onorio. Merlim non ha ancora speso il suo time out, Fulvio Conigli ha potuto approfittare di quello chiamato da Musti per riorganizzare anche la sua squadra. Canale, la conclusione, il pareggio della Luparense al 15° con la botta di Canal e la complicità di Miarelli, che si lascia scappare un pallone facile, trova il pareggio proprio nel momento di maggior pressione la Luparense, però la complicità è di Miarelli che si fa beffare proprio al centro della porta. E comunque attenzione Rogerio, il quinto fallo di Forte è stato importante anche dal punto di vista psicologico, perché chiaramente la Luparense ha trovato nuova linfa per attaccare, perché sanno che adesso c'è la spada di Damocle, come stavi sostenendo tu, però non si commette un fallo con un giocatore di spalle nella propria metà campo, soprattutto a pochi minuti dalla fine, e creare una situazione brutta per la propria squadra. Canale che era andato a segno anche 11 giorni fa contro il Real Rieti, aveva realizzato un gol e due reti all'andata, dunque la quarta segnatura stagionale di Canale contro la squadra reatina. Qui Merlim per Putano, il pallone per Onorio alla in fallo laterale. Giusto il tentativo di Onorio, perché in una situazione di 5 falli tu devi tentare sempre l'uno contro uno, soprattutto in situazioni in cui non c'è l'aiuto del compagno alle spalle. Totale sono 20 i gol in questa stagione realizzati da Canal tra Coppa Italia, campionato e Supercoppa Italiana e Winter Cup. Palla per Marzio Forte, l'apertura per Crema, Davi, ancora Crema, Davi,
Perde palla, gliela ha sporcata Nora, l'ha recuperata Merlim per la Luparense. Ora Onorio ha ricevuto da Canal il pallone per Nora che finta il sinistro, rientra sul destro, va da Canal, largo per Merlim, a destra c'è Onorio che si sbraccia, si lamenta col compagno che lo ignora, poi Merlim finge di lasciare il pallone con la suola, lascia partire una sassata che colpisce il palo nei pressi dell'incrocio e dunque occasione per il sorpasso da parte della Luparense. La stiamo rivedendo con Marco Spoletini. Splendida giocata di Merlim, splendido l'aiuto di Onorio che va in sovrapposizione, porta via il compagno, lui può fintare e andarsi a liberare per il tiro, poi sfortunato perché prende il crocio di palo in pieno. Silveira per Miarelli, Miarelli che gioca di fatto con la prima maglia del Real Rieti, la maglia a strisce azzurro amaranto. Il pallone giocato ora da Ercolessi per Onorio, Onorio vuole puntare da B, attende il rimorchio di Bertoni, Rescia gli sporca il pallone con la punta, non riesce ad avviarsi nel contropiede contro Putano perché è proprio Bertoni a recuperare il pallone per la Luparense. Canale per Onorio, Onorio si accentra, cambia gioco, va da Bertoni che lascia a Canale, vuole il destro Canale, si riscatta Miarelli, si allunga e devia in calcio d'angolo. Con lo stop orientato è riuscito a trovare lo spazio per andare alla conclusione. Ancora una volta pericolosissimo Canal, adesso sta trovando fiducia nettamente la Luparense, sta giocando meglio, troppo basso Rieti in fase difensiva. Rimessa laterale in realtà nei pressi dell'angolo, prova in tuffo di testa Bertoni sulla battuta di Onorio, non trova il pallone, palla che attraversa tutto il campo, si perde in fallo da laterale dall'altra parte, lo stiamo rivedendo, la sfiora soltanto Bertoni, il colpo di testa di Ercolessi che sfiora anche lui ma tocca la palla e c'è dunque rimessa laterale in favore del Real Rieti, la batterà l'ex Marigno, si fa vedere Crema, Marigno preferisce andare all'indietro da Rescia, Rescia torna da Marigno, Marigno prova ad aprire per Rescia che comunque era in ritardo nel rimorchio, Ercolessi lo porta fuori e Davi poi recupera il pallone il Real Rieti, Rescia, era una buona ripartenza per la Luparense, una buona occasione anche perché Rieti è aggravata dai 5 falli. Sì, qui guarda, un allenatore vede una cosa splendida in questa circostanza, Davi era in ritardo, non è entrato, ha accompagnato il giocatore e ha consentito alla squadra di riordinarsi, è stata una giocata difensiva fantastica da parte di Davi. Taborda per Ercolessi, ancora Taborda, Bertoni, Taborda, Canal, Ercolessi, Bertoni all'indietro per Canal, Taborda, può puntare Crema che lo ferma in fallo laterale, 2 minuti e 52 secondi al termine del primo tempo, 1-1 alla palla Giovanni Paolo II tra Luparense e Rieti nella gara inaugurale delle Final Eight 2014. La bomba di Canal murata da Crema, Crema si allunga il pallone in fallo laterale, ci sarà rimessa per la squadra allenata da Fulvio Collini proprio di fronte alla panchina della Luparense, la batterà Taborda, Collini sotto qui alla nostra postazione chiama Merlim che si presta ad entrare, vediamo chi sarà a lasciargli il posto, Bertoni all'indietro per Ercolessi che mette giù con il petto, attende Taborda, il pallone è per lui. Taborda per Bertoni, credo che sarà proprio Bertoni a lasciare il posto a Merlim, Canal, Ercolessi, Taborda, Bertoni, attende il rimorchio di Ercolessi che gli libera lo spazio per accentrarsi, Canal ora da Ercolessi, c'è a terra Crema, si rialza, si ferma un attimo molto sportivamente la squadra di Collini, poi Canal mette in fallo laterale. Grande fair play qui, veramente un grande fair play Canal. In una situazione del genere non ne approfitta assolutamente, la Luparense sta giocando davvero bene, la palla gira tanto velocemente e mette in difficoltà Rieti che ha perso un po' le distanze e anche un po' di fiducia probabilmente e forse come diceva Musti la stanchezza comincia a prevalere perché il ritmo è infernale. Come detto Rieti lo scorso anno non era tra le magnifiche otto che hanno disputato le Final Eight sempre in questo palazzetto, le palla Giovanni Paolo II di Pescara, c'era invece la Luparense e l'ha vinta la Coppa Italia eliminando nei quarti di finale il Pescara, nell'ultimo quarto quello serale ha battuto la squadra di Patriarca per 4-2 con i gol di Rogerio Saiotti e la doppietta di Canale, erano andati a segno proprio Davi con una doppietta per il Pescara, poi in semifinale Luparense che
prevalse ai calci di rigore sul Montesilvano dopo l'1-1 dei tempi regolamentari per le reti di Canal e di Burato, e poi in finale il successo per 3-1 sulla Coggianco di Alessio Musti con gol di Onorio, doppietta di Rogerio, era andata a segno Maurizio per la squadra laziale. Ora lo scambio tra Taborda e Canal, ancora Taborda, il pallone per Merlim punta Marigno che lo ferma, c'è rimessa per la squadra veneta. Qui abbiamo visto cosa voleva fare Bertoni, ha tagliato per lasciare lo spazio libero per tentare uno contro uno di Merlim, è stato bravo però Marigno nella fase difensiva a bloccare sul nascere l'azione. Bertoni all'indietro per Merlim, il tocco per Taborda, dall'altra parte per Canal, affrontato da Davila, palla per Merlim punta a Marigno, cambia tutto per Canal, la conclusione di Canal, Rogerio, poi Bertoni vuole il sinistro, deviato in fallo laterale, poco più di un minuto al termine del primo tempo. Merlim per Canal, il tiro deviato in maniera provvidenziale per il Real Rieti da Davi, perché quella di Canal era una botta indirizzata sul primo palo, non so se il pallone avrebbe preso lo specchio della porta, in ogni caso difficilmente Miarelli avrebbe potuto fare qualcosa. La palla per Rogerio, ma sfila sul fondo il pallone di Rescia, troppo lungo, e dunque Putano può avviare la ripartenza della Luparense. Merlim per Bertoni, palla per Canal, ancora Merlim a destra per Bertoni punta a Rogerio, poi si ferma, va da Merlim per Canal, la conclusione, Miarelli è spaccata con la gamba di richiamo, un miracolo del portiere di Rieti che riscatta l'incertezza in occasione del pareggio della Luparense. Ma qui è fantastica la preparazione del corpo da parte di Canal, che si prepara a quella conclusione, poi Miarelli salva il risultato perché era una parata difficilissima. Bertoni, la conclusione alta sopra la traversa, 30 secondi allo scadere del primo tempo, uno splendido primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Rogerio apre per Davi attende Rescia, poi preferisce andare da Rogerio che riesce in qualche modo a servire Marigno. Rescia, Davi vuole chiudere in attacco il Real Rieti, qui Bertoni mette in fallo laterale, Davi all'indietro per Rescia, dal cerchio di centrocampo per Marigno, 17, 16, 15 secondi al termine, Davi si ferma, vuole Rescia, il pallone di Rescia che riesce per un attimo a liberarsi di Canale che poi è molto bravo però a coprirgli la conclusione, ultimi due secondi, forse c'è spazio per una conclusione, va a terra Canale, cade sul pallone, il tiro di Rescia dopo che era suonata la sirena. Si va dunque negli spogliatoi sul risultato di parità 1-1 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Noi ci fermiamo subito per la pubblicità, torneremo tra pochissimo ancora in diretta. Le sfide, l'agonismo, la gioia. Rai Sport vi racconta tutto questo. Giochi Paralimpici Sochi 2014. Più di 50 ore in diretta e in esclusiva in chiaro su Rai Sport 2 e in alta definizione su Rai HD. E per la tua regia interattiva di tutte le gare, clicca su Rai.tv. Vivi in tempo reale le grandi emozioni. Giochi Paralimpici Sochi 2014, dal 7 al 16 marzo su Rai Sport. Dopo 5 mesi di gare spettacolari, la voglia di vincere dei campioni del Circo Bianco si esalta in pista. E le emozioni salgono ad alta quota. Sulle leggendari Alpi svizzere di Lenzerheide, i fuoriclasse dello sci alpino maschile e femminile si affrontano nelle sfide decisive per la conquista del titolo mondiale. Coppa del mondo di sci alpino, le finali, da mercoledì a domenica. Vivi il grande sci in diretta su Rai Sport 1. Bentornati al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, siamo nell'intervallo di Luparense Real Rieti, gara inaugurale delle Final Eight di Coppa Italia 2014, il primo quarto di finale, 1-1 il parziale del primo tempo in virtù delle reti realizzate da Crema al quarto minuto e da Canal al quindicesimo. Uno splendido primo tempo, Massimo. Ma io penso bellissimo, risultato giusto perché Rieti ha giocato molto bene tatticamente tutta la prima parte del primo tempo e poi
successivamente la Luparenza, a forza di spingere, ha trovato un bellissimo pareggio con Canale. Su quella spinta poi la Luparenza ha provato a venire fuori a cercare il vantaggio e il Rieti è stato molto bravo, perché gravato di 5 falli è riuscito a reggere botta e andare negli spogliatoi con questo 1-1 che potrebbe diventare interessante in chiave secondo tempo. Ritmi infernali che neanche nella metropolitana di Londra all'ora di punta della City in questo primo tempo, davvero due squadre che non si sono risparmiate e faranno con ogni probabilità altrettanto nel secondo tempo, avranno qualche ora in più rispetto alle avversarie, la squadra che si qualificherà per recuperare in vista della semifinale. In ogni caso domani c'è anche la giornata di riposo. Infatti il problema sarebbe stato molto importante se fossero state le semifinali domani, invece c'è la giornata di riposo e probabilmente questo non inficerà anche sulle altre che giocano come l'Acqua e Sapone questa sera, ma comunque ogni partita vedremo questo tipo di ritmo, questo tipo di equilibrio, perché oltre che c'è nel campionato, qui in una partita dentro e fuori si dà tutto, si dà il 110%, perché chiaramente si lasciano tutte le energie per cercare di portare a casa. Ecco, questa è stata un'occasione fantastica per raddoppiare per Rieti, questa di Rogelio che non ha trovato il giro, però abbiamo visto delle giocate bellissime anche in chiave tattica. Abbiamo visto per esempio l'ultima azione di Canal, la splendida parata di Miarelli, la preparazione a quel tiro, mentre lui tagliava per ricevere il passaggio, girava il corpo e lo preparava per la conclusione, quello ti dà quel po' di vantaggio che tu riesci a rubare al difensore e ti consente poi di andare alla conclusione. Due cartellini gialli nel primo tempo, ammoniti De Luca nel Real Rieti al 13esimo, Onorio per la Luparense al 14esimo, due gialli un po' severi che peseranno anche sui due giocatori nel proseguio del torneo, perché appunto, come prevede il regolamento, alla seconda ammonizione scatta la squalifica, dunque alla prima di fatto si va in diffida e dunque per De Luca e Onorio insomma ci sarà la possibilità, per chi dei due dovesse qualificarsi, di saltare eventualmente la finale, ma insomma è ancora lunga. E qui stiamo continuando a vedere gli highlights del primo tempo, splendide occasioni capitate anche a Ercolessi per la Luparense, ancora a Canal, qui bravissimo Miarelli che, come abbiamo detto, non impeccabile sul gol dell'1-1 dopo 14 minuti e 31 secondi, il gol dell'1-1 di Canal, ma poi proprio nel finale del primo tempo con la parata che avete appena rivisto, con il piede di richiamo, il piede sinistro, è riuscito a sventare su Canal, evitando il possibile 2-1 della Luparense, il gol del sorpasso della squadra di Colini. E qui stiamo vedendo il programma delle Final Eight di Coppa Italia, tutte le gare in diretta su Rai Sport 2, ad eccezione della prossima, quella che inizierà alle 14.30, cioè Asti Lazio, alle 15.30, cioè Asti Lazio, che trasmetteremo invece su Rai Sport 1. E dunque, gara che c'è stata anche sabato a Asti Lazio, è stata una gara in cui la Lazio ha rinunciato a Ippoliti e Bacaro, ha perduto 3-0, però c'è stata partita anche lì, perché sull'1-0 per l'Asti c'è stato il calcio di rigore sbagliato dalla Lazio che avrebbe potuto variare il risultato. Poi sul finire due reti dell'Asti che come al solito ha portato a casa il risultato, però oggi alle 15.30 sarà sicuramente un'altra partita. Eh sì, un po' come Juventus e Fiorentina che si sono affrontate in campionato domenica e oggi replicano in Europa League. Asti e Lazio si sono affrontate appunto, come ricordava Massimo Rocconi, sabato al Pala San Quirico nel campionato con il successo per 3-0 dell'Asti, e poi oggi si affronteranno appunto alle 15.30 nel secondo quarto di queste Final Eight. Noi ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, torneremo tra pochissimo ancora in diretta. Essere un ottimo carabiniere, lo sai. Dai, forse è già Don Matteo. È una minaccia senza precedenti per la sicurezza nazionale. Magari rimaniamo amici. Ok, amici. Che diavolo siete? Noi siamo specializzati in cose pazzesche. La sinfonia numero 2, Resurrezione, di Gustav Mahler. E io sto qua, insieme a... Perdonami,
Leon per questo e per tutto il resto. Non ti preoccupare. Sempre felice e contente. Bravo. Capire come siamo diventati oggi scoprendo le nostre origini. Campioni, luoghi, avvenimenti che hanno fatto la storia dello sport. Grande tattica e tanti gol accendono lo spettacolo in campo. Buonasera da Rai News 24, in apertura la politica. Ai distratti, ai ritardatari, a quelli che cercano il portafoglio e si perdono le chiavi, a quelli che corrono dietro ai treni, a quelli che rimandano sempre a domani. A tutti voi ricordiamo che siete ancora in tempo per pagare il canone. Siate ritardatari, non evasori. Nuovamente collegati in diretta con il Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Siamo ancora nell'intervallo di Luparense Real Rieti, primo quarto delle Final Eight. 1-1 il risultato al termine del primo tempo, squadre ancora negli spogliatoi e tra poco rientreranno in campo per i secondi 20 minuti. Ricordiamo il regolamento della manifestazione che non prevede i tempi supplementari in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, ma direttamente i tiri di rigore. Questo per quanto riguarda quarti di finale e semifinale. In finale invece, se ci dovesse essere parità al termine dei tempi regolamentari, si disputerebbero due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e poi i calci di rigore. Beh, questo è giusto, perché chiaramente in una manifestazione che si svolge in 4 giorni far disputare anche i tempi supplementari significherebbe distruggere le squadre che già arrivano pesantemente stanche nella finale, chiaramente facendoli giocare 10 minuti effettivi magari nei quarti e 10 minuti effettivi anche in semifinale arriverebbero distrutti sicuramente, soprattutto a questi ritmi che abbiamo visto in questo primo tempo, ritmi allucinanti, perché probabilmente le squadre pagheranno qualcosa nella ripresa, perché non posso pensare che la condizione fisica sia così splendida, cioè da poter giocare a questi ritmi per tutta la partita. E lo scorso anno proprio i primi due quarti di finale andarono ai calci di rigore, cioè il derby laziale tra Lazio e Coggianco, 3-3 al termine dei regolamentari, poi vinse 8-7 la Coggianco ai calci di rigore. Nel secondo quarto di finale la Questapone, dopo il 4-4 dei tempi regolamentari con la Marca, perse ai calci di rigore con la squadra allora allenata da Julio Fernandez, vinse la Marca per 16-15 e poi, come detto, ai calci di rigore la Luparense batté in semifinale il Montesilvano per 4-3 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Parlavamo della Marca che poi lo scorso anno venne travolta in semifinale dalla Coggianco di Alessio Musti. C'è in tribuna qui al Pala Giovanni Paolo II Julio Fernandez, l'ex tecnico della Marca, campione d'Italia lo scorso anno con la squadra veneta e 2 anni fa con la Luparense, l'altra squadra veneta, e ora dopo lo sciogliete le righe della Marca al termine del girone d'andata, insomma, ha lasciato la guida dei bianconeri. Sì, è venuto qui, sicuramente una finalette di Coppa Italia è sempre una cosa interessante per aggiornarsi per un allenatore. Io comunque in questo primo tempo, eccolo qui, lo vediamo inquadrato proprio con Angelo Barbi, presidente del Caos, che disputerà, c'è anche Leopoldo Capurzo, allenatore del Caos, e io credo, insomma, che questi due allenatori italiani abbiano preparato benissimo la gara. Musti, per quello che è il suo Rieti, che chiaramente partiva sfavorito in questa partita, ha giocato la carta della fase difensiva molto raccolta e delle ripartenze. Colini invece, come al solito, grandissima possesso palla e ricerca della profondità con il 4-0 e soprattutto difesa uomo a tutto campo, che può mettere in difficoltà in uscita palla da parte del Rieti.
Guardando anche le altre squadre, lo scorso anno c'erano tre formazioni di Pescara, il Montesilvano, l'Acque Sapone e il Pescara in queste, nelle Final Eight, insomma tre squadre abruzzesi, tre squadre di Pescara su otto, quest'anno ce n'è soltanto una, l'Acque Sapone. Il Pescara non si è qualificato, era decimo al termine del girone d'andata, la squadra di Mario Patriarca. Il Montesilvano non c'è più dopo la fusione con l'Acqua Sapone, è ripartita dalla Serie B che sta stradominando la formazione di Montesilvano, e dunque soltanto una squadra di Pescara. Questo però non ha impedito al pubblico del posto, ai tifosi, agli appassionati di futsal di Pescara, di riempire il Pala Giovanni Paolo II in una cornice di pubblico davvero splendida, con tanti ragazzi delle scuole, anche tanti appassionati, addetti ai lavori, insomma tifosi che sono venuti a seguire questa manifestazione per intero e non soltanto la gara dell'Acqua e Sapone, della squadra di Pescara, di Città Sant'Angelo, a Sapone, che disputerà l'ultimo quarto di finale alle 20:30 contro il Caos di Leopoldo Capurzo, che avete visto inquadrato prima in tribuna accanto a Julio Fernandez. Guarda, c'è un entusiasmo contagiante proprio, perché è una cosa bellissima vedere i ragazzi che vengono dalle scuole riempire un palazzetto che francamente credo sia difficile da riempire, perché tantissimi spettatori. Ripresa del gioco che verrà battuta dal Real Rieti, il calcio d'avvio del secondo tempo. Ci sono già Rogerio e Crema sul punto di battuta, con dunque Alessio Musti che ricomincia con lo stesso quintetto che ha iniziato il primo tempo. Per quanto riguarda invece la Luparense, rispetto ai cinque che sono partiti dall'inizio, c'è Onorio al posto di Merlim, per il resto confermati Putano, Caputo, Bertoni e Canal. Si attende soltanto il fischio d'avvio della ripresa di Andrea Sabatini, il direttore di gara. Ci sono forse dei problemi con il cronometro, mi sembra di capire, affacciandomi qui dalla nostra postazione dal balconcino. Qui sotto di noi c'è il cronometrista che sta per dare l'ok al terzo arbitro, Filippo Ragalà, che riferisce a sua volta, riporta le buone notizie ad Andrea Sabatini, perché il cronometro funziona fortunatamente, non poteva essere altrimenti. E dunque i giocatori che si scaldano, saltellano sul posto per evitare di freddarsi. Dunque si riparte dall'1-1 dai gol di Crema e di Canal nel primo tempo. Real Rieti ha commesso 5 falli, ne ha commesso soltanto uno la Luparense, fallo che è costato l'ammonizione a Onorio, al capitano della Luparense, come detto un ammonito anche del Real Rieti. I 5 falli commessi dalla squadra allenata da Alessio Musti quando mancavano più di 5 minuti al termine del primo tempo. È stata brava e poi la formazione laziale a non commettere altre infrazioni che avrebbero mandato al tiro libero la Luparense. Proprio i tiri liberi sono stati fatali alla squadra di Colini sabato scorso nel finale della gara con l'Acqua Sapone, gara che la Luparense vinceva 3-2, ha perso 4-3 con una doppietta su tiri liberi da parte di Zanchetta, due falli ingenui commessi dalla Luparense. Rimessa laterale in favore della Luparense, che ha già recuperato il pallone dopo il calcio d'avvio della ripresa battuto dal Real Rieti. Caputo per Bertoni, dall'altra parte si affaccia Onorio che riceve ora da Caputo, affrontato da Davì. Bertoni viene incontro, smista il pallone a sinistra per Canale che cambia gioco e torna da Onorio. Onorio ha superato la linea mediana del campo, poi si ferma, torna da Canale, ancora un cambio di fronte, stavolta a sinistra per Bertoni, poi Caputo, ancora Canale. Ora la squadra di Colini vuole mantenere il possesso di palla, vuole iniziare questo secondo tempo ragionando un po' di più dopo i ritmi frenetici della prima frazione. Caputo, Onorio, palla per Bertoni, Bertoni per Canal. Canal attende la sovrapposizione di Bertoni, poi torna da Onorio che salta netto Crema, poi apre per Bertoni, Bertoni punta a Rescia, Bertoni, le break di Bertoni, la conclusione, incrocia dei pali.
incrocio dei pali colpito da Bertoni al secondo minuto della ripresa. E qui vedi, abbiamo visto Rescia arrabbiarsi col compagno, non c'era l'aiuto difensivo, lui ha lasciato andare l'uomo sperando che il compagno fosse pronto, invece c'era o Davi, non so se si è preso con Davi o con Crema, comunque non è cambiato l'atteggiamento tattico delle due squadre, la partita la fa la Luparense e come al solito Rieti sta basso e cerca di ripartire, però è cambiato anche un po' l'atteggiamento mentale di Rieti, che riparte meno rispetto al primo tempo. Caputo per Bertoni, lo stop orientato di Bertoni, poi la conclusione Miarelli sul primo palo, attento, non si fida della presa, poi spazza lui, palla che arriva docile tra le braccia di Putano dall'altra parte del campo, il pallone già per Onorio che va all'indietro da Caputo, poi non riesce a controllare un facile pallone, allora Crema all'indietro per Davi. Stiamo rivedendo intanto il tiro di Bertoni con il nostro Marco Spoletini. Rogerio si gira in un fazzoletto incredibile, numero di Rogerio che va via a Caputo, esce Putano e salva per la Luparense, poi Miarelli avvia l'azione del Real Rieti passando per i piedi di Rescia. Davi guadagna rimessa laterale facendo carambolare il pallone addosso a Bertoni, e appena scoccato il secondo minuto della ripresa, siamo sempre sull'1-1. Lì è stato bravissimo Rogelio, perché non solo il movimento ma poi con il piede è riuscito a calciare, è stato bravo Putano a mettersi con posizione del corpo perfetta per ribattere il pallone. Qui Rescia lamentava un fallo, non è stato di questo avviso il primo arbitro Andrea Sabatini della sezione di Bologna. Il pallone per Canal, come detto 20 gol in questa stagione. Bertoni, palla per Onorio, Onorio all'indietro per Bertoni, ancora Onorio, miglior giocatore delle Final Eight lo scorso anno. Caputo, Rogerio spazza in calcio d'angolo, dunque andrà Caputo alla battuta al terzo minuto della ripresa. E ecco, le palle inattive possono essere fondamentali in questa partita, devono fare molta attenzione, vediamo sul secondo pallo chi cercava Onorio che si è liberato, ma molto attento alla zona difensiva di Rieti. Ancora Caputo con il calcio d'angolo che è diventato ora una rimessa laterale dopo l'intervento di Davi. Bertoni, lo stop orientato, la conclusione Miarelli in due tempi, bravissimo e attento perché c'era Onorio pronto ad approfittare di un'eventuale incertezza per il tapin da due passi. Rogerio, palla per Davi, Davi fa salire i compagni, Crema, poi Canal gli sporca il pallone. Onorio prova a fare il break saltando Davi, lo mette giù, non c'è fallo, allora la rimessa laterale è per la Luparense con il secondo arbitro Balli che fa segno a Rogerio di aspettare, ha indicato lui che appunto il fallo laterale è per la squadra di Colini. È Caputo, Onorio vuole indietro il pallone, prova l'uno contro uno con Rescia che lo porta sull'esterno, lo costringe di fatto a portarsi il pallone in fallo laterale. Ma quella è la tattica, lo manda via sull'esterno perché c'è l'aiuto del compagno dietro, questa volta per esempio era ben posizionato Davi e Rescia ha fatto proprio il suo lavoro, mentre nella precedente occasione mancava proprio un uomo ed è stata pericolosissima l'azione. Merlim aggira a Crema che però torna caparbiamente sul numero 10 della Luparense, la rimessa laterale per Rieti. Crema, Davi affrontato da Merlim, si complica la vita Davi, arriva Caputo, il miracolo di Miarelli al limite dell'area con la spalla destra è riuscito a evitare il 2-1 della Luparense. Che palla recuperata qui da Caputo di forza, poi è arrivato Miarelli, ormai gli aveva chiuso lo specchio, bellissimo break da parte di Caputo e splendida risposta del portiere di Rieti. Ora c'è la rimessa dal fondo per il portiere della Luparense, Putano, che lancia subito Canal. Canal in equilibrio precario riesce ad addomesticare un pallone quasi impossibile, poi va alla conclusione murata da Silveira in calcio d'angolo. Non c'è un attimo di sosta, sfortunata la Luparense prima, perché quel pallone capita sui piedi di Caputo che non è proprio uno specialista dal punto di vista della tecnica, fosse capitato probabilmente a Merlin o a Onorio sarebbe stato diverso. Merlim all'indietro per Nora che mette giù, torna da Merlim, Merlim ancora per Nora dal cerchio di centrocampo, cambia gioco andando da Ercolessi, Canal ancora a Nora, si fa vedere, riceve Merlim, gioca di sponda con Nora che apre per Ercolessi affrontato da Davi,
ancora Merlin supera la linea mediana del campo, punta l'ex compagno di squadra Ruggerio, poi apre per Nora, nell'angolo più lontano c'è Ercolesi che ora cambia gioco, Canale però serve Nora, si ricomincia da Merlin, ora Canale prova a superare Silveira che è bravissimo a fermarlo, e allora Ruggerio, Silveira supera la linea centrale del campo, ancora Ruggerio a sinistra per Davi, Davi all'indietro per Silveira, Rescia reclama il pallone, lo ottiene la parallela per Ruggerio, affrontato da Nora, lo costringe ad arretrare ma Ruggerio si gira, alla fine commette fallo Nora, attenzione, Merlin si scusa subito con l'ex compagno, un colpo involontario al volto, qui stiamo vedendo la trattenuta prolungata di Nora che però deve fare attenzione a concedere il corpo a Ruggerio perché lui ne aveva subito approfittato immediatamente, prima lo teneva lontano con la mano e Ruggerio teneva bene giustamente il pallone, come ha appoggiato il corpo, ha usato il corpo di Nora per girarsi, è uno specialista Ruggerio in queste situazioni, un judoka in queste situazioni, su questo gioco Ruggerio approfitta appunto del corpo dell'avversario, del peso dell'avversario per andarsene via, lo ha fatto anche in questa circostanza, poi non a uno qualsiasi ma a un giocatore del calibro di Nora, il pallone per Taborda, ora ancora Nora dall'altra parte per Merlin, Merlin punta Rescia, Rescia in uno stato di forma incredibile nell'ultimo periodo, qui Ercolesi si allunga troppo il pallone, Davi spazza in fallo laterale senza fare troppi complimenti, poi escono Ruggerio e lo stesso Davi, entrano Crema e Marzio Forte. Sempre equilibrata la difesa del Rieti, probabilmente una Luparense un pochino più stanca rispetto al primo tempo, consente con un giro palla un po' più lento di riorganizzare sempre la difesa a Rieti. Merlin lancia Taborda, l'intercetto da parte di Marzio Forte che si precipita nella metà campo della Luparense, Crema, palla per Silveira, affrontato da Nora, costretto a ripiegare da Crema, ancora Silveira all'indietro per Crema, Rescia, il pressing asfissiante della squadra di Colini che per un attimo aveva rubato palla con Ercolesi, l'ha recuperata a Crema, molto caparbio ma Merlin ancora gliela sradica dai piedi, poi Taborda con calma per Nora, dall'altra parte per Merlin che ora punta Marzio Forte, Merlin, Nora, la sponda per Merlin che arriva sbilanciato, calcia con il sinistro ampiamente sul fondo. Allora Nora qua riesce anche già tanta attenzione a giocare da pivot e questo è pericolosissimo, un difensore che sa fare anche la fase offensiva come Nora non è facile da tenere, mentre prima quando Crema viene raddoppiata e triplicata è perché i compagni non supportano l'azione offensiva e lui purtroppo per lui è circondato dai difensori della Luparense. Ercolesi ha battuto la rimessa laterale, gioca ancora di sponda con Merlin, e Nora torna da Merlin, ora cambia fronte, va da Taborda che cambia a sua volta gioco, Ercolesi, Merlin apre molto ora il gioco, la squadra di Colini, qui l'errore di Ercolesi sul passaggio di Merlin, Crema è partito sul secondo palo, Silveira, che occasione per il raddoppio del Real Rieti, bravissimo Putano in uscita anche con l'aiuto di Nora, c'è calcio d'angolo per la squadra di Musti. Si è lamentato Marigno, invece lui ha sbagliato proprio perché ha cercato di servire Marigno, vedi lui con l'esterno voleva servire Marigno, a mio avviso doveva tentare la conclusione, attenzione qui. Calcio d'angolo battuto forte dentro da Marzio Forte, non è riuscito nella deviazione Silveira, dall'altra parte Taborda, il palo interno incredibile di Taborda, che occasione per il sorpasso della Luparense. Ma qui credo che questo fallo di Crema andava fischiato perché anche solo il tentativo di fare fallo deve essere fischiato. Qui c'è il fallo di Marzio Forte, poi anche il coraggio di lamentarsi. C'è il primo fallo del Real Rieti, ne ha commesso uno nel secondo tempo anche la Luparense, lo stiamo vedendo con Marco Spoletini, sempre puntualissimo con i suoi replay, l'intervento del capitano del Real Rieti, e dunque il calcio di punizione sul pallone si porta a Nora, occasione incredibile con Taborda che ha preso il palo alla sinistra di Miarelli, sta ancora tremando la porta del Real Rieti ma con la complicità di Miarelli che ha chiuso benissimo e lo ha costretto ad angolare troppo, qui Nora lascia partire un siluro che però non c'entra lo specchio della porta, stiamo rivedendo il palo, aveva calciato benissimo Taborda,
palo interno dopo aver calciato con l'interno destro, e la palla attraversa tutto lo specchio della porta all'altezza della linea, a pochi centimetri dalla linea, e poi si perde in fallo laterale. Qui c'è rimessa per la Luparense, battuta da Merlim per Bertoni, reclama il pallone e lo ottiene Taborda che supera la linea centrale del campo, poi va da Merlim, il tocco per Onorio, tutto di prima, ora Bertoni, Onorio mette giù, tocca per Merlim, affrontato da Crema, Merlim il lungolinea per Onorio che vince in maniera un po' fortunosa un rimpallo con Marzio Forte, che si poteva accontentare della rimessa laterale, forse non era sicuro che l'ultimo tocco fosse stato del capitano della Luparense, quindi allontana e regala di fatto la rimessa laterale alla squadra di Colini. Riesce a difendere con più tranquillità adesso Rieti, perché la Luparense, tolta l'occasione di Taborda, attenzione qui alle spalle, bravo ancora una volta Putano ad anticipare il movimento, però la Luparense è un po' più lenta in fase di possesso e soffre meno Rieti, anche se poi sempre il pallino del gioco passa dai piedi dei giocatori della Luparense. Merlim, il pallone all'indietro per Bertoni, la sinistra da Taborda, messo giù da Crema, c'è il secondo fallo di Rieti e attenzione il cartellino giallo anche per Crema, terzo ammonito del match, il secondo di Rieti all'ottavo minuto del secondo tempo. E questo vale per il fallo di prima che non è stato fischiato, qui arriva in netto ritardo, non temporeggia. I falli più stupidi sono i falli quando il giocatore è di schiena. È incredibile che giocatori di questo livello ancora commettano, probabilmente per stanchezza li commettono. Pallone per Bertoni, Onorio all'indietro per Nora, Merlim affrontato dall'ex compagno Marigno, Merlim due vanno a terra, non c'è fallo, si continua a giocare, Onorio dal cerchio di centrocampo, il pallone per Bertoni, Merlim, ancora il pubblico del Pala Giovanni Paolo II che si fa sentire, Bertoni qui lascia scorrere, un po' distratto in questa circostanza, regala di fatto la rimessa laterale a Rieti. E qui vediamo quanto pressa la Luparense, non riesce a giocare in maniera verticale, soprattutto quando manca Ruggerio, Rieti e va in sofferenza incredibile perché non guadagna campo. Il pallone giocato da Marigno, lascia scorrere Silveira per Marzio Forte, affrontato da Bertoni, si libera del pallone servendo Crema per Marigno, ritorna da Crema, il miracolo di Putano, poi Bertoni anticipa Silveira, che occasione per Rieti, qui poteva fare meglio forse Crema, ma Putano si è superato. Grande azione di Crema che danza sul pallone, si libera di Onorio, si presenta tu per tu con Putano, un rigore in movimento in pratica, e c'è la grande risposta di Putano. Tutto perfetto, sfortunato perché il movimento viene effettuato da Crema che è un mancino naturale e deve andare a calciare col destro, per cui allunga il piede e cerca con la punta di anticipare Putano che invece è bravo a respingere. Palla in fallo laterale, c'è la rimessa in favore della Luparense. Putano per Bertoni, Nora, Canal ancora per Nora, Onorio. Palla intercettata da Ruggerio, Marigno la conclusione, murata dallo stesso Onorio che aveva commesso davvero una leggerezza che poteva costare carissima la Luparense, attardandosi col pallone tra i piedi al rinvio, aveva colpito in pieno il petto di Ruggerio, qui la conclusione di Marigno, pallone che termina in fallo laterale, ma ancora una grande occasione per la squadra di Musti, la stiamo rivedendo. Qui Marigno fa un numero, Onorio forse lascia troppo spazio e riesce a calciare da una posizione difficile in cui il cono della porta è veramente ristretto e non trova i pali, ma veramente Rieti adesso due buone occasioni, commette secondo fallo anche la Luparense con Bertoni su Ruggerio. 2-2 il conto dei falli nella ripresa, ci avviamo verso la seconda metà del secondo tempo, dunque verso l'ultimo quarto di gara, 10 minuti e mezzo al termine di questa sfida, risultato sempre di parità, qua Rescia
La parata incredibile ancora di Putano, che occasione per Rieti, che aveva sorpreso alle spalle dalla sinistra la Luparense con Rescia, che aveva sfruttato benissimo il lancio del compagno, aveva aggirato Bertoni ed era riuscita a presentarsi a tu per tu con Putano, bravissimo in uscita, credo a parare addirittura con la faccia. Qui intanto ha guadagnato il fallo Bertoni. Stiamo rivedendo il grande intervento di Putano. Sì, ha fatto un gran numero Rescia, però a mio avviso doveva continuare sull'abbrivio della corsa e superare Putano e adagiare il pallone in rete, invece ha tentato con l'esterno destro e ancora una volta Putano è stato veramente bravo. E qui il fallo ancora una volta da parte di Nora su Rogelio, che è immarcabile, questa è una punizione pericolosissima. 3-2 ora il contro dei falli per la Luparense. Davi alla battuta del calcio di punizione, uno specialista dei calci di punizione Davi. Tre uomini in barriera, Putano sistema di nuovo Canale affiancato a Taborda e Onorio in barriera. Ora chiede nuovamente al compagno di staccarsi sul primo palo perché c'era Crema, è lì Crema che ora cambia palo, c'è anche Rogerio al centro, Davi per Marigno, la botta murata da Nora e Miarelli attende che il pallone entri nella propria area, poi lo gioca comunque con i piedi e Davi per Rogerio, prova l'anticipo Nora, non gli era riuscito, qui Taborda intercetta il pallone all'indietro per Nora, un pallone un po' pigro che rischia di mettere in difficoltà i compagni e Nora con la sua grande esperienza va incontro al pallone, lo spazza in fallo laterale. Qui Rogerio all'indietro per Marigno, Marigno affrontato da Canal, Marigno prova ad andarsene, gioca di sponda con Rescia, triangolo che non si chiude, Canal ha recuperato palla, la chiama ancora a Onorio che preferisce invece andare da Taborda. Nora ora per Canal, Onorio si è posizionato al centro dell'attacco della Luparense, va all'indietro da Taborda, Taborda ancora per Nora, il pallone per Onorio, si fa vedere sul lungo linea Canal, poi Nora ora per Canal che punta Rescia, all'indietro per Taborda, c'è spazio per Onorio, Onorio vuole puntare Davi, poi torna all'indietro da Taborda, mancano 9 minuti e 15 secondi al termine del secondo tempo. Qui Nora per Canal, Canal, la conclusione di Canal, Onorio, Marigno è bravissimo, poi Taborda, il destro, ancora Marigno che mura la conclusione di Taborda, c'è il time out chiesto da Fulvio Colini. Si è riaccesa la partita. Allora, se non passiamo, è inutile rimanere 3 secondi con la palla al piede senza fare uno contro uno. No, vabbè. Allora, privilegiamo un palleggio a 2 tocchi, cambio lato, ma rapido. Dopo 5-6 volte proviamo una penetrazione, sia in gioco a 2 sia in 1 contro 1. Poi cerchiamo di non far arrivare la palla a Rogerio, troppo facile qua. E se gli arriva, stiamo calmi un tempo di gioco, veniamo in 4 dietro la linea. Se diamo la palla profonda su un pivot all'esterno verso la bandierina, un tempo di gioco, rientriamo, organizziamoci con rapido il giro palla che vanno in bambola perché vanno troppo sul lato forte. Cambio Nora. Giustamente ha detto delle cose sagge Colini, come al solito ha letto bene la partita. Il problema in questo momento della Luparense è Rogelio sta facendo veramente danni, che sono costretti a commettere fallo, devono dare il tempo alla squadra di riabbassarsi completamente con gli uomini oltre la linea da palla, quello è fondamentale. Merlim contro Rescia, davvero una splendida gara sul filo dell'equilibrio in questi primi 3 quarti di gioco. Merlim, Nora prova ad evitare la rimessa laterale, non ci riesce, si riprenderà con il pallone in favore del Real Rieti, con il fallo laterale in favore della squadra allenata da Alessio Musti. Rescia per Silveira, Davi salta Merlim da ultimo uomo rischiando tantissimo, poi apre per Rogerio punta Merlim, Davi arriva rimorchio, la conclusione alzata sopra la traversa da Putano. Vedi il pericolo, perché per vedere Rogerio si liberano i compagni, qui Rogerio aiuta la squadra in tutti i modi, sia la fa salire e sia crea i presupposti per liberare un compagno.
Silveira per Rogerio che non trova il pallone. Allora rimessa laterale in favore della Luparense. Taborda, Merlim con la suola lì dietro per Putano, è partito Caputo che viene incontro sul passaggio di Putano, a spalle alla porta, ricomincia da Taborda, si fa vedere Merlim, ancora Caputo, Merlim, Canal, Merlim per Taborda, Canal ancora Taborda dall'altra parte per Merlim che punta a Rescia, Merlim si accentra, Canal uno contro uno con Rogerio, la conclusione deviata, almeno così sembrava, invece si riprende con la rimessa dal fondo per Miarelli, stiamo rivedendo con Marco Spoletini la deviazione, mi è sembrata da parte di Rogerio, mi sembrava rivederla. Sì, è uno dei pochi errori degli arbitri che fino a questo momento hanno arbitrato bene, anche se aspettiamo a dare un giudizio come al solito. Putano il lancio direttamente tra le braccia di Miarelli che poi a sua volta con le mani mette in moto Davi, stop di petto e palla all'indietro per Silveira, Silveira supera la linea di centrocampo, poi si appoggia su Rescia che dà al compagno di scansarsi per liberargli il corridoio per Davi, Davi dall'altra parte per Silveira tagliando il campo, poi Silveira all'indietro per Rogerio, Rescia in posizione di pivot, perde palla la squadra di Musti. C'era forse fallo qua di Rogerio su Caputo che si è lasciato un po' andare, e comunque lasciano proseguire gli arbitri. Silveira per Rogerio e fanno bene, tutto sommato stanno lasciando giocare, anche perché la gara è davvero uno spettacolo anche di agonismo e dunque è giusto fischiare il meno possibile, se non quando appunto il fallo è evidente. Qui Caputo vuole il fallo e poi l'arbitro per un attimo glielo concede, infatti la rimessa laterale per la Luparense. Canal, pallone per Caputo, all'indietro da Merlim, Merlim che entra nella metà campo di Rieti, punta Rogerio nell'uno contro uno, vuole il destro, murato proprio da Rogerio. Stiamo rivedendo intanto l'occasione di prima, insomma non so se c'è stato il tocco di Rogerio a giudicare dall'ultimo replay, in ogni caso è ancora in avanti la squadra di Colini, mancano 6 minuti e 27 al termine della gara, c'è ancora tantissimo tempo ma non un'eternità, insomma una gara che in questo secondo tempo si è un po' assestata, insomma giocata sempre a ritmi elevati ma con un po' più di attenzione Massimo, perché poi c'è meno tempo per recuperare man mano che si va avanti, soprattutto i primi minuti. Adesso di colpo è risalita di intensità la gara, attenzione qui Merlim che va alla conclusione con l'esterno, io sono curioso di vedere se negli ultimi minuti i due allenatori tenteranno di giocarsela col portiere in movimento per vincerla oppure aspetteranno i calci di rigore, quello è fondamentale quel momento per capire quello che potrebbe succedere. Canal all'indietro per Caputo, dal cerchio di centrocampo apre il pallone a destra per Onorio che torna dall'altra parte da Canal, ancora un cambio di gioco, qua il tunnel di Caputo su Marzio Forte ma si allunga troppo il pallone Caputo, allora Davi lo recupera per Rieti, Crema sbaglia tutto tentando il dribbling su Onorio, era una buona occasione per la Luparense e Caputo ha involontariamente ostacolato il suo capitano ed è sfumata questa azione, ora Caputo esce, entra Bertoni, Onorio attende proprio l'ex giocatore della marca, poi gli lascia il pallone, l'apertura per l'altro ex marca Ercolessi, ora Onorio, Bertoni, ancora il tocco per Onorio, di prima per Canal, Canal per Bertoni, punta Crema, lo salta, Crema lo mette giù, c'è il terzo fallo, 3-3 il conto dei falli nel secondo tempo, non credo che si arriverà al bonus, mancano 5 minuti e mezzo, squadre attentissime e dunque calcio di punizione ora per la Luparense, lo stiamo rivedendo, qui Crema è già ammonito, ha rischiato non tanto, tantissimo con questo intervento. Sì, l'arbitro lo ha graziato perché questo era un fallo da cartellino giallo, ancora una volta c'era stato l'errore che non c'era l'aiuto e lui è stato costretto a fare fallo perché ha visto che il compagno non c'era o era in ritardo. Calcio di punizione per la Luparense, dunque Leonardo Balli
Ho usato un po' di buon senso in questa occasione, non ha estratto il secondo giallo per Crema che avrebbe rovinato una splendida partita. Qui il salvataggio di Crema sulla linea, sulla conclusione di Ercolessi che lamenta qualcosa con l'arbitro. Qui Putano spazza in fallo laterale su Rescia. Rivediamo Bertoni all'indietro per Ercolessi che voleva il fallo di mano di Rescia. Poi però è Crema a salvare la situazione. Certo, Rescia ha smorzato la conclusione di Ercolessi rendendo più facile il salvataggio sulla linea da parte di Crema che si è sostituito per una volta a Miarelli. De Luca all'indietro per Miarelli, il lancio di Miarelli irraggiungibile per Crema, rimessa laterale in favore della Luparense mentre Ercolessi va a dire a Balli che prima Rescia ha parato con le mani, era comunque fuori dall'area il giocatore del Real Rieti. Ecco, ha fatto bene a sottolinearlo perché non era un calcio di rigore, sarebbe stata una punizione dal limite, però Rescia è uscito a valanga, a mio avviso non ha fatto un fallo di mano volontario, ci poteva stare anche il fischio dell'arbitro, ma tutto sommato la scelta non è sbagliatissima. Onorio ha ricevuto da Bertoni all'indietro per Canal dal cerchio di centrocampo, Canal per Ercolessi accanto a sé a Bertoni ma preferisce andare da Onorio. Onorio va a destra da Canal che cambia gioco per Bertoni. Bertoni punta Rescia, riesce a saltarlo, poi si porta il pallone in fallo laterale, cercava forse un fallo, il raddoppio di De Luca è stato decisivo qui per recuperare palla per il Real Rieti. E quella fino adesso è la chiave del match del Rieti, questo raddoppio sistematico dietro all'uno contro uno ha permesso agli uomini di Musti di reggere botta nonostante il grande possesso palla della Luparense e il gran giro palla. Bertoni riesce a girarsi, la conclusione De Luca che mette in fallo laterale. Il pallone che verrà posizionato nei pressi dell'angolo, rimessa in zona d'attacco per la Luparense, batte il capitano Onorio, la botta di Bertoni in due tempi, Miarelli. Contromovimento fantastico di Bertoni che si è liberato di 20 centimetri giusto il tempo, guarda il boom, incredibile, calcia con una violenza inaudita, la trova addosso Miarelli e riesce a parare. Che portieri ragazzi, da una parte e dall'altra Putano e Miarelli, rispettivamente il terzo e il secondo portiere della nazionale italiana, dietro ovviamente a Stefano Mammarella. Esce Rescia, nel momento decisivo della gara probabilmente lo farà respirare una trentina di secondi, lo rimetterà dentro, che credo insomma sia un giocatore fondamentale in alcuni momenti. Miarelli, pallone per Silveira. Marigno, ancora Silveira, De Luca, Silveira, si fa vedere Rogerio, affrontato da Ercolessi, Rogerio con il tacco per Silveira, palla leggermente troppo lunga, riparte la Luparense con Bertoni che ha ricevuto da Onorio, Caputo, Onorio mette fuori il pallone perché ha un problema alla scarpa, dunque esce dal campo, entra Merlim. Rimessa per Rieti che però restituirà il pallone alla Luparense quando mancano 3 minuti e 15 secondi al termine. E non c'è aria di portiere in movimento. È un bel rischio comunque andarsela a giocare tiri di rigore, è fondamentale. Sai, rischi tantissimo. Merlim, palla per Bertoni, ancora Merlim. Caputo, Canal! La conclusione sporca che termina sul fondo, ci sarà rimessa per Miarelli. Probabilmente Collini punta molto su Putano che è uno specialista nei calci di rigore e magari gli può andare bene anche arrivare a questo tipo di soluzioni. L'abbiamo visto proprio lo scorso anno proprio qui alla Pala Giovanni Paolo II in semifinale con il Monte Silvano quando Putano. Intanto seguiamo Rogerio che prova a girarsi, Caputo lo ferma molto bene quando Putano parò i tiri di Junior, Calderolli e Burato, riuscirono a segnare soltanto Bocao e Cuzzolino per il Monte Silvano. Qui Bertoni ruba palla a Marzio Forte che lo ferma, poi si butta, travolge anche il direttore di gara Andrea Sabatini, voleva il fallo e Bertoni forse c'era. Indubbiamente sì, era proprio sotto la nostra postazione. Marzio Forte ne ha commessi due, uno su Bertoni e uno su Sabatini.
però che esperienza Marzio Forte, che ha commesso fallo, poi si è buttato, quasi lo avesse subito lui il fallo, poi ha travolto anche l'arbitro così per aumentare un po' la confusione, e dunque Sabatini non ha fischiato questa infrazione. Merlim, quando mancano poco più di due minuti al termine, Bertoni, attenzione Bertoni, a botta sicura, ma Miarelli è bravissimo in uscita con il piatto destro, provato ad appoggiare in diagonale sul secondo palo Bertoni, e Miarelli gli ha detto di no, lo stiamo rivedendo. Disattenzione clamorosa proprio a 1.59 dal termine, poi Miarelli ancora una volta è stato bravissimo, ha ripagato l'errore commesso sul gol di Canal ampiamente nel corso della partita. Eh sì, c'era anche Marzio Forte insomma pronto a respingere nel caso il pallone fosse filtrato. Qui Marco Spoletini ci fa vedere l'intervento falloso di Marzio Forte sul primo arbitro Andrea Sabatini, il pallone ora di Bertoni, la sua conclusione smorzata da Roggerio, palla che arriva docile tra le braccia di Miarelli, anche se con un effetto che aveva fatto impazzire ormai il pallone. Merlim va a sinistra da Bertoni, che supera la linea di centrocampo, vuole andare dentro da Canal, che non si aspettava il pallone, in ogni caso era fuori misura il passaggio di Bertoni, rimessa dal fondo per Miarelli. Davi, il lancio a cercare Roggerio, Roggerio mette giù il pallone, lo protegge con il fisico, poi lo serve a Davi, che riesce a girarsi ma non a concludere verso la porta di Putano. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, Massimo, e allora ti chiedo il migliore in campo di Rai Sport per questo primo quarto. Io credo Roggerio, comunque vada la partita, ha disputato una grandissima partita, mette giù qualsiasi cosa arriva lì davanti, sporca, pulita, qualsiasi cosa lui mette giù. Silveira che ferma Merlim, scusate, Merlim che ferma Silveira in fallo laterale, stavo annotando con un circoletto il migliore in campo di Rai Sport per questo primo quarto di finale, cioè l'ex Roggerio, quando mancano 35 secondi al termine della gara. Rescia, pallone giocato da Marzio Forte con la conclusione direttamente sul fondo, non c'era stato il fallo su Rescia. Putano ora con le mani per Merlim, c'è spazio e tempo per un ultimo attacco per la Luparense, spazi in realtà ce ne sono pochi perché Rieti sta chiudendo bene tutte le possibilità per la squadra di Colini. Nora per Merlim, 9 secondi al termine, Merlim, pallone per Nora, la respinta di Miarelli, poi ancora Merlim, la conclusione fuori di un soffio, incredibile finale, si va dunque ai calci di rigore, ci ha provato proprio sulla sirena la Luparense, prima con Nora, lo stiamo rivedendo, ha provato a imbucare sotto le gambe Miarelli, che è stato bravissimo a respingere, poi Merlim proprio sulla sirena ha sfiorato il palo alla sinistra di Miarelli, pallone sul fondo e dunque, come detto, senza tempi supplementari, direttamente ai calci di rigore. Guarda, incredibile che negli ultimi 10 secondi c'è stata questa doppia occasione. Avevamo parlato di grande equilibrio tra le squadre ed ecco qui la prima partita, il primo quarto e finale, e la favoritissima Luparense viene fermata da Rieti, che adesso se la giocherà alla lotteria dei tiri. Dunque Massimo, la soluzione più giusta, insomma è sempre una soluzione crudele quella dei calci di rigore, però è stata una gara equilibratissima, nessuna delle due squadre avrebbe meritato di uscire al termine dei 40 minuti. Sì, diciamo che nessuno avrebbe meritato di perdere perché hanno giocato bene tutte e due, sottolineiamo la grande prova degli arbitri che hanno fatto una bellissima partita, hanno mantenuto la situazione sempre sotto controllo, non l'abbiamo mai visti, per cui questo è un segno positivo. E poi ripetiamo ancora per la seconda volta che due grandi tecnici che hanno giocato la partita a scacchi in maniera perfetta, ognuno con la sua squadra e dal suo punto di vista, ma perfetta dal punto di vista tattico. E due tecnici che, come detto, lo scorso anno erano alla guida delle
delle due squadre finaliste, la Luparense vincitrice del trofeo 2013 e Alessio Musti che ha portato la Coggianco prima alla vittoria della Coppa Italia di Serie A2 nel 2012 e poi al successo alla finale, scusate, nella Coppa Italia dello scorso anno. Ma sicuramente un gran tecnico Alessio, io l'ho avuto come giocatore, era già molto bravo tatticamente come giocatore, si vedeva che aveva un futuro da tecnico, si vedeva, e chiaramente ha dovuto fare un po' di esperienza e adesso è un tecnico molto preparato. Dunque si va ai tiri di rigore, 5 per parte e poi si andrà eventualmente a oltranza se dovesse persistere la parità. Stanno scegliendo i rigoristi, i due tecnici, Musti e Colini. E non è facile perché tu devi sempre aspettare, non li puoi decidere prima. Conta la condizione fisica, la condizione mentale, è fondamentale che il giocatore dia l'assenso all'allenatore, altrimenti bisogna cambiare, non puoi dire prima tireranno questi qua, perché può essere che magari c'è un piccolo infortunio, qualcosa che non va e il giocatore si tira indietro e a quel punto l'allenatore è costretto a fare un'altra scelta. E dunque il primo quarto di finale che va ai calci di rigore, proprio come lo scorso anno il derby tra la Lazio e la Coggianco di Alessio Musti. Anche lo scorso anno Alessio Musti disputò la gara inaugurale, quella delle 11 di mattina, quella più difficile anche dal punto di vista dei bioritmi, e anche lì si andò ai calci di rigore e vinse poi la Coggianco sulla Lazio per 8-7. Se c'era qualche dubbio sul fatto che la partita delle 11 di mattina poteva essere la più pericolosa, sono stati fugati perché il ritmo è stato infernale, la condizione fisica perfetta, per cui o gli allenatori hanno preparato benissimo questa gara oppure i giocatori stanno talmente bene dal punto di vista fisico da non accusare questo tipo di situazione. Perfetto, e dunque adesso vedremo chi sarà a calciare il primo rigore. Si danno il 5 Putano e Miarelli e si avviano verso la porta. Si avviano verso la porta, vediamo chi calcerà. Per primo. Onorio credo andrà, aveva il pallone in mano, vediamo un po'. E forse dunque il primo rigore lo batterà la Luparense con Onorio, il capitano del...